Durante il mese del salame, i ristoratori si cimenteranno nella valorizzazione dei salumi della Valle Camonica. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Comunità Montana di Valle Camonica per valorizzare tra le produzioni agroalimentari camune i prodotti tipici più legati alla cultura e alla memoria contadina della valle, ovvero gli insaccati del territorio. A Ossimo si è svolta la 16ª Sagra del Porcel e il 29 di gennaio dalle 15 con la valutazione della giuria popolare che si affiancherà al giudizio tecnico dell'ONAS e la sera durante una cena di beneficenza dedicata alle popolazioni terremotate si svolgerà la premiazione del miglior salame partecipante alla seconda edizione del concorso rivolto ai produttori locali. L'evento è anche un'occasione per fare beneficenza. Grazie all'attività della Proloco abbiamo inserito all'interno del 29 gennaio, il giorno ultimo del concorso, una bellissima iniziativa che è una cena di solidarietà insieme alle due associazioni di ristoratori di Valle Camonica che hanno accettato di salire gratuitamente per cucinare un menù che verrà poi offerto per raccogliere fondi per i terremotati del comune di Pioraco. Insieme a tutti i comuni della Media Valle, esattamente per le unioni degli antichi borghi e della Civiltà delle Pietre. E devo dire che a questo si stanno unendo anche altri enti, tipo Valle Camonica Servizi, che destinerà il ricavato della Run Color di settembre, e anche l'Associazione Libera. Durante il mese di gennaio, quindi, da sabato 7 fino a sabato 28, 17 ristoratori comuni, trattorie o pizzerie proporranno nei rispettivi menu, in diverse ricette, piatti e declinazioni della carne di maiale abbinata ai formaggi e ai vini IGT di Valle Camonica, completando così e arricchendo l'offerta enogastronomica e il paniere dei sapori di Valle Camonica.